Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica culturale edita dalla emittente web TV City, La Storia Oltre la Storia. È di nuovo sabato, nuovo appuntamento con Edoardo Orma. Buonasera Edoardo, in compagnia degli autori e dei testi per affrontare insieme a Marco Pizzuti, che saluto e al quale do il benvenuto in redazione da noi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Buonasera a te, grazie di essere insieme a noi per parlare e discutere insieme a te di momenti particolari che hanno connaturato e hanno caratterizzato quella che è l'origine della civiltà e le fasi iniziali, oltre che quelle antiche, della nostra storia, in una lettura ed in una interpretazione che vuole essere non solo oltre quella canonica e classica, ma in una interpretazione che vuole andare anche oltre per rivelare una verità non ufficiale, per suggerire e stimolare una nuova interpretazione che mano a mano si fa avanti e si fa spazio in quello che è il percorso scientifico. Io voglio salutare tutti i nostri amici telespettatori e voglio ricordare che possono interagire con noi rivolgendosi all'indirizzo mail storia@tvcity.it, al quale poter far pervenire tutte le domande e gli aneddoti. Allora, Edoardo, iniziamo, presentiamo l'ospite di questa sera e cominciamo con il primo argomento. Sì, allora, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto Marco e volevo far vedere a tutti il libro che ha scritto qualche tempo fa, Scoperte archeologiche non autorizzate. In effetti Marco è uno studioso, un ricercatore che ha scritto tanti libri su tanti temi di carattere storico. Noi oggi vorremmo approfondire proprio il libro Scoperte archeologiche non autorizzate. Un libro che si legge in maniera molto veloce e dove tocca tantissimi argomenti. Ecco Marco, ti faccio gi giusto una domanda veloce. Come hai iniziato a pensare alla scrittura di questo libro Scoperte archeologiche? Sì, in realtà non l'ho pensato, è capitato per caso, perché prima di diventare un divulgatore, sono un appassionato lettore e quindi leggendo libri di archeologia trovavo delle incongruenze, c'erano delle cose che non chiare, non tornavano, non mi convincevano. Così ho approfondito anche su testi non accademici, però comunque di personalità che avevano un background accademico importante, che avevano fatto studi e che documentavano quello che scrivevano. Quindi sulla base di questa valutazione, anche al di fuori dei testi canonici, ho trovato delle possibili risposte a quelle che sono molti misteri. Ovviamente si parla di possibili, sono ipotesi, però in molti casi, quando si fa un esame poi approfondito, si scopre che ciò che crediamo essere già acclarato non lo è affatto. E quindi mi riferisco in particolare proprio alla storia della civiltà umana, a quando è iniziata, il percorso che ha avuto. L'impostazione che noi abbiamo oggi è quella di fine 800 ed è rimasta invariata nonostante tutte le novità che sono intercorse nel tempo. Per esempio, l'ingegneria ha fatto grandi progressi, la geologia anche, ed è nata una nuova branca scientifica che si chiama archeoastronomia. Ed è di notevole importanza perché noi sappiamo che gli antichi allineavano tutti i loro monumenti a determinate costellazioni. E quindi, quando capita spesso di trovare delle civiltà di cui non si conosce bene l'epoca, perché è di un'epoca molto remota, ecco che l'archeoastronomia ci può venire in aiuto perché controllando, verificando l'allineamento dei loro templi, riusciamo a capire anche l'epoca in cui furono costruiti. E da qui quindi è nata un confronto, una polemica, un braccio di ferro continuo tra appunto queste che sono le nuove ricerche scientifiche con la vecchia scuola di pensiero, che è quella ortodossa, che invece
è ferma su quanto acquisito a fine Ottocento. La novità più importante che è stata introdotta è la ciclicità delle civiltà. Che cosa intendo dire con questo? Che noi abbiamo ancora una visione lineare dello sviluppo della civiltà umana. Quindi partendo da un punto che viene fissato nel tempo al circa 3000 a.C., da lì sarebbe cominciata la staffetta umana del progresso, e anche con diverse velocità, e con una grande accelerazione, soprattutto nel nostro ultimo secolo, però sempre lineare. Mentre invece quello che emerge da studi delle nuove scienze, studi geologici, nuove scoperte, si capisce invece che il concetto di ciclo che apparteneva alle tradizioni più antiche, lo chiamavano così etere, e cioè il periodo in cui una civiltà sorge e poi praticamente scompare, che sarebbe dovuta a dei cataclismi ciclici che investono il nostro pianeta, e di cui noi ancora in realtà non sappiamo nulla, perché della storia più o meno certa abbiamo più o meno 3000 anni, e poi se andiamo indietro di lì diventa sempre più appannata e fumosa. Quindi cosa... Un'altra domanda, Marco. Infatti proprio nel mondo dei cataclismi tu, il tuo libro parte proprio con questo, raccontando che nelle epoche passate il nostro pianeta è stato praticamente pieno di meteoriti che scendevano sul terreno. Ecco, ci racconti un attimino meglio questa parte? Sì, noi se esaminiamo la crosta terrestre, facciamo delle ricerche, ci accorgiamo che è disseminata di crateri che sono ben nascosti, ma che ci sono e anche molto importanti. Per fare un esempio, 65 milioni di anni fa un asteroide, un meteorite, ha colpito la Terra e aveva un diametro di 10 chilometri. Ecco, la sua esplosione fu talmente devastante che coprì praticamente tutto il pianeta di una fuliggine che è paragonabile a quello che succede nel cosiddetto inverno atomico, quindi dopo il tiro, il lancio di una bomba nucleare. Quindi questo l'incessante questo evento è soltanto uno dei tanti, perché ecco, ci sono delle mappe della superficie terrestre in cui si possono vedere moltissimi di questi crateri, i più grandi dei quali arrivano addirittura a 300 chilometri di diametro, quindi sono enormi. Noi non li vediamo perché la gran parte di essi è coperta dalla vegetazione nel corso dei milioni di anni, millenni, praticamente spariscono, e quelli poi che sono caduti in mare, quindi sotto gli oceani, eccetera, non abbiamo l'opportunità di vederli. Però se noi non avessimo la nostra atmosfera e la nostra vegetazione e quant'altro, insomma, assomiglierebbe il nostro pianeta molto alla Luna, cioè vedremo tutti i crateri esposti. Ecco, quindi questo essere continuo bersaglio dei corpi celesti rende plausibile uno scenario di civiltà che fioriscono, a un certo punto scompaiono, anche perché il discorso meteoritico è soltanto uno dei tanti, ma poi abbiamo per esempio le tempeste solari. Noi sappiamo che tempeste solari molto potenti o comunque insomma i cicli solari sono correlati anche alle ere glaciali, a quanto avviene sul nostro pianeta per quanto riguarda il clima. Poi ci sono altri fenomeni che ancora si conoscono pochi, come l'inversione dei poli magnetici terrestri, che però sono documentati, questo nelle rocce ignee laviche, che praticamente raffreddandosi hanno mantenuto l'orientamento magnetico che avevano alla loro epoca. E lì si è visto che ciclicamente i poli magnetici terrestri si spostano. Quando questo succede e come succede non è chiaro, cioè non è possibile prevederlo.
Però gli scienziati sono d'accordo nel ritenere che siamo già arrivati vicino al prossimo cambio di polarità. Al prossimo momento di inversione. Sì, perché il campo magnetico sembra più debole. E quando si indebolisce è un po' la fase preliminare poi allo spostamento. Però niente di certo, anche qui solo ipotesi, e quindi è importante però capire che questi fenomeni naturali ci sono, e quindi alla luce del fatto che tutto quello che noi abbiamo costruito, quindi aeroporti, autostrade, grattacieli, navi, insomma tutto ciò che ha realizzato l'uomo, se ci fosse nel caso di un cataclisma, nel giro di migliaia di anni si dissolverebbe, sparirebbe nel nulla. L'unica cosa che potrebbe rimanere è la pietra, la pietra che è la materia più imperitura. Ovviamente sempre che quelle costruzioni in pietra sono state fatte con determinate tecniche, con determinate accorgimenti da dargli una solidità tale da resistere al tempo. Marco, proprio su questo, qualche tempo fa, sul canale Real Time del Digitale Terrestre, venne fatto una trasmissione che era molto bella, si chiamava Il futuro dopo la Terra dopo l'uomo, che raccontava proprio queste cose di 40.000 anni dopo la scomparsa dell'uomo, che praticamente tutta la vegetazione aveva preso di nuovo possesso di ogni pezzetto della Terra. Ecco, proprio a conferma di quello che stai dicendo. Ecco, e siccome tutte le tradizioni più antiche dell'uomo riportano delle catastrofi umane planetarie, nella nostra, per esempio, abbiamo il diluvio universale biblico, che poi in realtà è una scopiazzatura del Gilgamesh, quindi arriviamo ai Sumeri, a un'epoca ancora precedente. E poi, oltre a queste tradizioni che raccontano di questo diluvio, di questo sconvolgimento planetario, abbiamo dei reperti in giro per tutto il mondo che sembrano essere la testimonianza di una civiltà molto progredita, a noi sconosciuta, precedente alla nostra, e che ha lasciato appunto costruzioni in pietra fatte di megaliti, e che in qualche modo sembrano le une collegate con le altre, perché utilizzavano la stessa tecnica, e misteriosa peraltro, perché ancora oggi non si capisce come siano stati in grado di realizzarle, e monumenti quindi sulla cui datazione non c'è nessuna certezza. Per fare alcuni esempi, noi abbiamo per esempio in Perù lo stiamo vedendo adesso l'immagine, Cuzco. Cuzco è un esempio molto rilevante. Perché? Perché vediamo qui delle pietre che non sono fatte, cioè delle mura che non sono costruite come viene oggi in epoca moderna. Noi prendiamo dei blocchi che sono tutti delle stesse dimensioni, perfettamente squadrati, li sovrapponiamo uno all'altro e creiamo dei muri. Ecco, invece nella tecnica più antica di costruzione, noi troviamo dei massi che a volte sono giganteschi, qui non si vede, sono i massi più piccoli, ma ce ne sono alcuni enormi, che in pratica sono come saldati uno all'altro, pur avendo una superficie irregolare, e tra l'uno e l'altro non ci passa neanche una lama. E questo tipo di costruzioni lo troviamo anche se andiamo in Libano, nel sito di Baalbek. Ci accorgiamo che praticamente c'è lì un monolita lasciato dai costruttori, abbandonato, come se qualcosa avesse interrotto i loro lavori, che di dimensioni enormi, che praticamente oggi con tutta la tecnologia moderna soltanto alcune gru al mondo sono in grado di spostare. Quindi non si capisce come uomini a volte dell'età, del periodo dell'età della pietra, nel caso delle piramidi egizie, e poi
in epoche successive, perché mi riferisco a quelle che sarebbero le datazioni ufficiali, comunque privi di mezzi tecnologici d'avanguardia, come avrebbero fatto a realizzare opere di questo tipo. E Marco, vuoi farti una domanda un attimo? Sì. Permettimi. Tu hai un curriculum personale anche molto, molto ampio, un curriculum ricco di esperienze, sei un ex ufficiale dell'esercito italiano, sei anche un dottore in legge. Ti approcci alla scrittura e alla letteratura archeologica perché suggestionato da questi interrogativi che effettivamente ancora ad oggi sembrano dei misteri irrisolti. Mi stuzzica molto il sottotitolo del testo che tu hai scritto, Scoperte archeologiche non autorizzate, oltre la verità ufficiale. Innanzitutto, in che cosa consiste secondo te il non autorizzate? Quale sarebbe un esempio di verità non autorizzate? E perché oltre quella che è la verità ufficiale, il tuo oltre dove si colloca? Quando si cominciano a studiare le civiltà più antiche, i misteri delle cosiddette civiltà perdute, scomparse, eccetera, ci si accorge subito che da una parte abbiamo questi ricercatori che se ne occupano e cercano di documentare, fanno uno sforzo enorme per cercare di dare sempre più peso alle loro ipotesi, quindi portando nuovi documenti, nuove scoperte, eccetera. Dall'altra invece c'è praticamente un muro che è ostilità proprio dichiarata nei confronti di tutto ciò che non è conforme alle dottrine ottocentesche. Quindi in questo senso non autorizzato è azzeccato, diciamo, è come essere degli eretici, però ecco, se andiamo a vedere nel concreto, poi alla fine i cosiddetti eretici hanno più prove rispetto a quelle che sono le convinzioni degli ortodossi. Della dottrina ufficiale. Della dottrina ufficiale. E poi il discorso anche della conoscenza, che a mio parere da quello che si riesce a capire facendo un po' questi viaggi nella storia, è che qualcuno sembrerebbe invece avere conservato questa conoscenza. E quindi è interessante anche sotto aspetti che non sono prettamente archeologici, ma che rientrano in altri campi, ma non ne parliamo stasera. Ok, Marco. Edoardo, prossima domanda. Sì, Marco, allora hai parlato di civiltà che poi si sono ciclicamente scomparse per poi riaffiorare delle nuove. Ecco, la precedente a quella attuale, secondo te da quale persone erano abitate che noi poi abbiamo perso traccia? Nel tuo libro parli di due, diciamo così, figure importanti, sia i giganti, i famosi giganti, anche quelli biblici, e sia di quelli con il cranio allungato. Ecco, ci puoi parlare di queste due diverse razze? Sì, però prima una breve introduzione, perché vorrei specificare, fare qualche esempio di fatti che non tornano. In Bolivia, a 3.800 metri di altezza, c'è un lago che si chiama il lago Titicaca. A pochi chilometri da questo c'è un centro archeologico, Tiwanaku, Pumapunku, tutta quella zona lì, che è ricca di reperti archeologici. Questi reperti archeologici sono formati da monoliti e esaminandoli bene ci si accorge intanto che ci sono delle vere e proprie banchine, e cioè come se un tempo fosse stato un porto sul lago Titicaca. Oggi il lago dista diversi chilometri, ma un tempo arrivava fino lì, nella parte sud-est. E a quell'epoca quindi c'era questo, doveva funzionare perfettamente questo porto, però non si capisce come sia possibile, perché la datazione ufficiale è 500 d.C. Tutti questi reperti sono stati trovati sotto parecchi sedimenti di fango
E il lago Titicaca non confina più, cioè non arriva fino più alle sponde di Tiwanaku da circa 9.000 anni, cioè da quando il promontorio si è innalzato e quindi il lago è rimasto a un livello più basso e le acque non arrivano più a fluire lì. Poi anche quando si controlla l'allineamento di questi reperti, di questi monumenti, delle porte gigantesche che sono lì, che erano allineate con gli astri, l'archeoastronomia risale almeno a 9.000 anni fa. Ecco, questo è uno degli esempi, ma ce ne sono tanti. Per esempio, se andiamo in Egitto, all'Osirion di Abydos, lì troviamo che gli egittologi ci dicono: questo è un tempio funebre dedicato a Seti, quindi XII secolo avanti Cristo. Però sotto il tempio c'è una struttura che è completamente diversa da quella che gli sta intorno, che è stata sicuramente realizzata dopo, e quindi la parte sotto è quella più antica, che è costruita con i monoliti e con le stesse tecniche delle mura a secco, delle pietre di Cusco che abbiamo visto prima, cioè incastrate perfettamente una con l'altra con tecniche che non sono note. E sui basamenti di queste costruzioni, che architettonicamente non hanno nulla a che vedere con tutto il resto che le circonda, è stato trovato del limo calcificato. Il limo calcificato che viene dal Nilo risale alle ultime inondazioni, e le ultime inondazioni in quell'area appunto ci sono state minimo 9.000 anni fa, quindi non torna con la datazione ufficiale. Ecco, questi sono soltanto alcuni esempi, poi andremo avanti. Poi mi riallaccio quindi adesso davanti a questi esempi, qual è la tua idea? Beh, la mia idea è che ci sono tu ti riferisci al fatto che perché viene censurato per l'ultimo esempio che hai fatto, per i due esempi che ci hai portato, cioè davanti a evidenze del genere, laddove la versione poi classica sembra distonare nella tempistica, nei tempi e anche secondo la ricostruzione, cioè una tua personale idea in considerazione del fatto che comunque ti sei addentrato nella materia, qual è? Che indubbiamente esiste una civiltà precedente molto evoluta e quelli sono le loro spoglie. E poi che è successo? Semplicemente che le civiltà successive hanno trovato queste meraviglie e le hanno fatte proprie, cioè hanno costruito intorno, in qualche caso l'hanno restaurate, come è successo per esempio per la Sfinge e la piramide di Cheope, che hanno subito diversi interventi dei faraoni, ma in realtà loro hanno trovato le piramidi e la Sfinge lì come erano. E questo, magari lo vediamo più avanti, è dimostrato comunque da numerosi fatti, sia dal punto di vista geologico, erosione, eccetera, che da un documento che si chiama La Stele dell'Inventario, dove appunto scrissero gli Egizi che la Sfinge e le piramidi c'erano prima di Cheope. Invece, tornando alle civiltà anteriori, c'è un grande mistero intorno a una cosiddetta civiltà di giganti. La questione può far anche sorridere, e devo ammettere che io quando ho iniziato a occuparmene pensavo fossero corbellerie, perché mi sembra assurdo. Pensai, se ci sono stati dei giganti, ci devono essere anche le ossa, quindi dovremmo ritrovare i loro fossili. Però la situazione, sì, però invece facendo ricerche sono rimasto sbalordito nel trovare moltissimo materiale in questo senso. Poi mi spiegherò meglio. Allora, intanto diciamo che in tutte le storie più antiche c'è una mitologia proprio, leggende sui giganti, e per gli antichi erano storie vere che poi in epoca moderna appunto sono state classificate soltanto come mitologia. Però se noi
soltanto nella tradizione romano, greca romana, la tradizione classica, molti autori come Plutarco, Diodoro Siculo e molti altri, anche Erodoto, parlarono di questi giganti. E quando si vanno a cercare le ossa, nei musei non ci sono, nei testi non le troviamo, però facendo ulteriori ricerche si scopre che invece è successo qualcosa di straordinario, cioè tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento sono stati scoperti, trovati molti ossa proprio di giganti, in alcuni casi proprio delle mummie, come quella che vediamo adesso. Questa venne consegnata allo Smithsonian Institute, e in pratica quindi non c'erano solo le ossa, ma anche tessuti, perché era mummificato. Altezza 2,70 m. Ora, qual è la cosa strana? Che praticamente tutti questi ritrovamenti documentati dai giornali e da studiosi universitari che li hanno esaminati, a un certo punto scompaiono. Cioè, a noi non è rimasto niente di tutti questi ritrovamenti. Io nel mio saggio però li ho documentati tutti, quindi siamo di fronte a giornalisti che inventarono di sana pianta questi ritrovamenti, con la complicità però di esperti accademici, oppure c'è qualcosa che non va, perché le ossa, non c'è niente da fare, spariscono improvvisamente. Quindi poi andiamo a vedere i Sumeri, ho visto qualche volta alcune scene dell'archeologia sarda dove si raccontava che i pastori negli anni addietro trovavano in mezzo ai campi queste ossa giganti per poi vedersele sequestrate in gran fette, in tutto in silenzio, per nascondere una verità forse scomoda e forse anche inquietante, a tratti inquietante. Sì, non è possibile accertarlo, non rimane un'ipotesi, però questo fatto è certo, cioè è certo che i ritrovamenti ci sono stati e a un certo punto sparisce tutto. Quindi io ne ho elencati una dozzina, rimettendo le foto degli articoli di giornale originali dell'epoca, di giornali autorevoli come New York Times, quindi non giornalini locali che magari potevano essere con articoli scritti da giornalisti improvvisati, ma scritti da la loro credibilità. Esatto, quindi è molto strano. Poi, se noi andiamo a vedere la storia, le origini della nostra civiltà, troviamo la storia dei Sumeri, che è molto affascinante. E se andiamo al Museo di Louvre, noi vediamo che ci sono molti ritratti di sculture di giganti, e addirittura se ne vede uno della statura di circa 4 metri, che tiene in braccio un leone adulto con tanto di criniera, e in altre sculture giganti che combattono contro gli uomini. Quindi da una parte abbiamo dei riscontri che non possiamo definire storici, perché appartengono alla mitologia, però comunque chiamiamoli indizi, perché li ritroviamo in tutte le parti del mondo, cioè anche dove sono le costruzioni megalitiche del Sud America, anche lì c'è la tradizione locale che rimanda a questi giganti. Poi ci sono anche, se vogliamo, delle curiosità di carattere linguistico, per esempio il fatto di utilizzare il termine su altezza sembra proprio essere derivare da una tradizione che rimanda a una razza dominante di giganti. Quindi, insomma, è un argomento senza dubbio interessante. L'archeologia, quella ortodossa, quella accademica, quando si riferisce proprio a queste statue che noi abbiamo visto del mondo sumero-accadico, come le giudice? Qual è il loro punto di vista? La loro interpretazione. La loro interpretazione ufficiale. Sì, interpretazione è sempre la mitologia, è sempre leggenda, insomma, niente di realistico, niente di storico.
Però poi ci sono fatti anche abbastanza recenti, curiosi. Per esempio, con le prime esplorazioni, anzi, diciamo dai, anche con i conquistadores, Cortés venne convinto a credere dagli indigeni in una civiltà di giganti preesistente alla loro, mostrandogli delle ossa giganti. E un medico spagnolo riportò in Spagna, Filippo II, un femore gigantesco che fece esaminare, che apparteneva, se fosse stato di un uomo, a un uomo di una statura di 5 metri. Queste dimensioni concordano con i ritrovamenti pubblicati sui giornali, quelli del New York Times, mi riferisco, dove in pratica c'erano uomini di stature tra i 3,20 metri e i 3,30 metri, in qualche caso anche 5 metri. Quindi sembrerebbe appunto confermare quanto detto. Poi abbiamo i viaggi di Magellano. Magellano anche sostenne di aver incontrato in Patagonia forse quelli che sarebbero stati dei superstiti, degli uomini di statura enorme. Sosteneva appunto che l'equipaggio arrivava alla vita di questi uomini, che da seduti erano alti quasi quanto un uomo in piedi. Però Magellano è morto, morì in una battaglia di Matapan nelle Filippine, ma nella sua nave c'era Pigafetta, che trascrisse quello che era stato, diciamo, il diario di bordo, e poi venne confermato anche da altri viaggiatori come Sir Thomas Cavendish, il quale appunto anche lui sostenne, testimoniò di aver visto alcuni di questi uomini giganti. Non sappiamo. Marco, secondo te, come sarebbe avvenuta l'estinzione di questa civiltà di giganti? Come, ecco, si estingue e quando? Esatto, questo non è chiaro. Sembra che probabilmente non riuscivano più a riprodursi per qualche ragione, e quindi quei pochi superstiti siano morti. Ovviamente stiamo parlando della Bibbia, il famoso Davide Golia. Noi abbiamo riferimenti proprio specifici sia nella Genesi che nei Numeri, dove si parla appunto di questi giganti che sarebbero stati figli di Dio, che poi si sarebbero uniti alle donne degli uomini, ai figli dell'uomo. Ecco, e questa storia ritorna un po', è molto interessante, perché noi sappiamo che c'è stato un ricercatore sumerologo, non accademico, però uno dei pochi che riusciva a leggere il sumerico, grande appassionato, mi riferisco a Zaccaria Sitchin, che le sue traduzioni non sono riconosciute, però lui praticamente parlava di questi Anunnaki, di questa civiltà di giganti, che peraltro non sarebbe stata di origine terrestre. E quindi facile poi liquidare tutto come corbellerie, perché nell'immaginario collettivo ovviamente suscita molta ilarità questo tipo di argomentazioni che poi arrivano alla civiltà extraterrestre. Però se si scava si trovano molti indizi interessanti, che in realtà io nel mio libro ho cercato di raccogliere le cose più interessanti. E in tutte, cioè, questi antichi dei di cui si parla, di cui si ha tradizione in tutte le culture, in realtà potevano essere veramente una civiltà più progredita della nostra. Poi extraterrestre o meno, questo è impossibile sapere. Certo, è prudente poterlo dire. Esatto, e poi ci sono le traduzioni di Biglino fatte sull'Antico Testamento, che praticamente abbiamo avuto in una nostra precedente trasmissione. Esatto, e lui, ricordiamolo, è un grande esegeta. Lui traduceva i testi per le edizioni in San Paolo del Vaticano, quindi della Bibbia ufficiale, un esperto, insomma, di massimo livello, che all'improvviso inizia
diventa eretico, cioè lui dice: ma io le cose che leggo non sono quelle che mi fanno scrivere, perché se io vado al significato letterale, qui c'è scritto un'altra cosa, e quindi io adesso voglio dire quello che c'è scritto veramente. E ha cominciato praticamente a pubblicare questi libri dove sostiene più o meno le stesse cose di Zaccaria Sitchin, e quindi questi Anunnaki sarebbero di origine non di questo, di questo pianeta, cioè i civilizzatori non apparterebbero alla nostra razza, e l'uomo sarebbe nato da un'ibridazione fatta da questi Anunnaki. I giganti sarebbero probabilmente un primo esperimento, e poi in questo ordine di idee, ovviamente, stiamo parlando di ipotesi, no? E quindi in questo ordine di idee, se... chiaramente la ricerca è ancora lunga, e quindi abbiamo tutto il tempo per poter poterla affrontare. Senti, mentre per quanto riguarda gli uomini dal cranio allungato, no? È un tema che anche hai toccato nel tuo libro, e ne abbiamo parlato anche nel corso della puntata precedente, però mi piaceva farlo spiegare a te e approfondirlo secondo il tuo punto di vista. Sì, in pratica che è successo? Che le dinastie, si è scoperto che le dinastie più antiche, quelle regnanti, avevano questo cranio allungato, e questa questa tecnica di allungare il cranio è poi stata, si è diffusa un po' in Africa e in altre regioni del mondo come il Sud America. Diciamo, gli esperti ortodossi la liquidano come una sorta di moda, e quindi ai bambini in fase neonatale vengono messe delle fasce molto strette intorno alla testa, proprio per far sviluppare quella forma che abbiamo visto. Ovoidale. Ovoidale. Però ci dobbiamo chiedere anche perché è nata questa moda. E se aggiungiamo che sono stati ritrovati dei crani che non sono soltanto allungati, ma hanno delle caratteristiche particolari, cioè le ossa craniche sono tra loro fuse in una maniera tale che non trovano riscontro in nessuna razza umana, e che non hanno nemmeno un riscontro nelle patologie, nelle malattie che possono essere capitare all'uomo, quelle registrate, quelle documentate, quelle conosciute. Quindi ci sono dei caschi che sono dei teschi che sono allungati, che hanno questa forma in questo modo, che sono appartenuti a una razza che sconosciuta, e anche in questo caso sono quasi tutti spariti, quindi ce ne sono pochissimi nel mondo conservati, e sono inspiegabili. Però se geograficamente pensiamo... qual è la collocazione di questa civiltà che aveva la particolarità del cranio allungato? Non aveva una località specifica, sono stati trovati in Egitto e in Sud America, e quindi su due continenti. Poi nei faraoni egizi si usava molto. Allora è importante invece pensare questo, che siccome quei teschi appartenevano alla casta dominante, è probabile che la moda, tra virgolette, di bendare il cranio ai neonati nascesse dal fatto di voler somigliare alla casta regnante. E quindi questa potrebbe essere una spiegazione. Se noi vediamo per esempio la scultura del cranio di Nefertari, ecco, ci accorgiamo che era completamente allungata, proprio come quei crani anomali che sono stati ritrovati. E poi c'è un fatto che la tradizione egizia, proprio la stessa tradizione egiziana, che praticamente per gli egittologi è tutta fantasia pura, quindi non la prendono neanche in considerazione, però secondo il canone regio che è conservato al Museo di Torino, ecco, i faraoni, gli antichi faraoni egizi, erano i discendenti di questa civiltà antidiluviana,
molto progredita, erano chiamati gli Shemsuoru, cioè i compagni di Horus, i seguaci di Horus. E quindi insomma è interessante vedere che in effetti, cioè, ci sono dei collegamenti, degli indizi, eccetera, che diventano più importanti andando poi a esaminare nello specifico proprio le opere di cui si è più parlato nel mondo, di cui sono scritte montagne di libri e documentari e dove rimangono grandi misteri. Mi riferisco alle piramidi della piana di Giza, perché lì ci sono situazioni evidentissime, cioè di qualcosa che non torna. Però prima di arrivare alle piramidi, soltanto un accenno a un fatto importantissimo, e cioè che fino a pochi decenni fa era assolutamente eretico parlare di civiltà anteriori al 3000 a.C., civiltà progredite. Ma tutto questo è stato rivoluzionato nei primi anni 2000 con il ritrovamento in Turchia di un sito archeologico che si chiama Göbekli Tepe. Ecco, lì sono stati trovati i resti, le sculture di una civiltà raffinata, evoluta, che aveva anche allevamenti di animali, quindi faceva e poi aveva una sua arte, e anche agricoltura, quindi coltivavano. E stiamo parlando del almeno del 9000 avanti Cristo. Ebbene, sempre nello stesso sito è stato trovato, scritto su marmo con geroglifi, che sono stati decifrati, e questo è stato chiamato, questo documento, la stele dell'avvoltoio. E al suo interno viene descritto la caduta di alcuni meteoriti sulla Terra e un grande cataclisma che avrebbe decimato, insomma, il clima avrebbe cambiato completamente l'aspetto della società, esatto, e della civiltà. Esatto, e quindi poi ritorna anche queste date, diciamo intorno a 11.000-12.000 anni fa, trovano riscontro anche sugli ultimi sconvolgimenti climatici registrati dai geologi. Quindi è curioso che ci siano così tante coincidenze, e soprattutto Göbekli Tepe dimostra quanto gli egittologi, i sumerologi, insomma gli studiosi ortodossi si erano sbagliati fino a quel momento. Poi se andiamo a vedere le piramidi scopriamo che praticamente tutta l'impalcatura della spiegazione storica che c'è stata costruita intorno a enormi falle. Allora partiamo dalla Sfinge. Ecco qui vedo l'immagine che sarebbe stata realizzata da Cheope, quindi 2500 a.C. circa. Ora, se noi la osserviamo bene, ci accorgiamo che la struttura del corpo leonino è enorme e sproporzionata rispetto alla testa, e questa è una prima cosa che si nota proprio a colpo d'occhio. E poi se andiamo a esaminare nello specifico proprio l'erosione che c'è degli agenti atmosferici sopra il corpo, scopriamo che ci sono delle erosioni. Sì, ci sono alcune erosioni orizzontali e altre verticali, alcune fatte dal vento e altre verticali fatte dall'acqua. Inondazioni in Egitto, soltanto grandi masse d'acqua possono avere provocato simili fessure. Inondazioni in Egitto, in quella zona, non ci sono da circa 12.000 anni, e quindi anche la testa è più probabile che sia così piccola, perché gli egiziani, gli antichi egizi, quelli Cheope, i faraoni di cui abbiamo notizia, trovarono lì, come testimoniato dalla stele dell'inventario, queste opere, e dalla testa del leone, che doveva essere ormai caduta, cioè in parte distrutta dalle intemperie, da lì devono aver ricavato la testa che vediamo ora, che è molto più piccola e che non porta quei segni del tempo che invece sono sulla parte più bassa, e quindi è ovvio che la testa sia molto più recente. Ecco, questo sono alcuni degli aspetti, ma ce ne sono ancora altri. Tornando all'archeoastronomia, c'è un programma che si chiama Sky Globe, e ci si accorge che
Allora, è successo questo. Alcuni studiosi come Graham Hancock e Robert Bowell, sorvolando la zona delle tre piramidi, si erano accorti che le tre piramidi avevano una strana somiglianza con la costellazione di Orione, che era praticamente venerata dagli antichi egizi. Quindi gli è venuto in mente di sovrapporre queste, in scala ovviamente, le proporzioni delle tre piramidi, e praticamente corrispondevano, sono sovrapponibili. Ed è difficile che si tratti di un caso, perché l'ultima stella è fuori asse con determinati gradi, ed è esattamente quella che ritroviamo sulla piana di Giza. E siccome gli antichi, cioè il detto così in cielo, così in terra, ha origini molto antiche, perché appunto le civiltà più remote avevano questa tradizione di costruire i loro monumenti allineati a determinati astri. Quindi cosa è stato fatto? Hanno preso un programma che si chiama Sky Globe, e che è capace di vedere la volta celeste nel tempo, nel corso del tempo, perché sappiamo che cambia perché la Terra fa un movimento sul proprio asse, cioè bascula come una trottola, e quindi che succede? Che c'è un moto apparente del cielo, cioè in determinate epoche il cielo viene visto in un modo, poi in un altro, eccetera, quindi allineato a determinate costellazioni, e poi cambia. L'intero giro di precessione impiega 25.800 anni e viene diviso, diciamo, in spicchi, in ere, in base alle costellazioni che vede. E si è scoperto che, tornando indietro fino al 10.000 avanti Cristo, praticamente le tre piramidi sono perfettamente allineate con la costellazione di Orione, e la Sfinge, che un tempo doveva avere la forma di un leone, quando era ancora con la testa originale, guardava perfettamente, era orientata verso la costellazione del leone. Però non è tutto qui. Cioè, se andiamo a spulciare un po' tutto ciò che sappiamo sulle datazioni ufficiali, ci si mettono le mani ai capelli. Perché troviamo delle cose veramente che rasentano l'assurdità, e che sono tutte tese in maniera ovvia a imbrigliare tutte le civiltà entro questi famosi 3000 avanti Cristo. Vogliamo fare un esempio, Marco? Sì, allora partiamo dall'attribuzione delle piramidi. Allora, si dice che queste piramidi sono delle tombe di faraoni megalomani. Allora, all'occhio del profano, di chi non è addetto ai lavori, una spiegazione del genere può andare bene, perché in fondo vede delle opere, sì, grandissime, ma montagne di pietre che potrebbero essere buttate lì una sopra l'altra da manodopera scarsamente specializzata, come gli schiavi, come racconta. All'occhio di un ingegnere, però, è tutto completamente diverso. Un ingegnere si accorge subito che di fronte non ha un'opera qualsiasi, ma un'opera di ingegneria di altissimo livello, composta da blocchi che sono stati perfettamente intagliati, trasportati per 800 km dalle cave di Assuan, e che vanno dai 2,5 tonnellate fino alle 80 tonnellate. Sono stati perfettamente disposti uno sopra l'altro con una precisione che anche oggi sarebbe difficile riuscire a... Adesso non guardiamole così, perché sono praticamente state massacrate dal tempo e dagli uomini. Allora, innanzitutto bisogna sapere che le piramidi fino al 1300 circa erano rivestite completamente di un lastre di calcare bianco riflettente di Tura. Erano delle lastroni enormi che, dopo il terremoto del 1300 al Cairo, sono state prese per fare i lavori al Cairo. E quindi immaginiamo queste strutture completamente rivestite di bianco riflettente, e secondo i calcoli fatti dagli ingegneri, dai fisici, dovevano essere talmente riflettenti nel deserto che sarebbe stato possibile vederle come delle stelle dallo spazio. Quindi erano delle opere eccezionali.
straordinarie sotto ogni punto di vista. E ecco, allora, torniamo alle tombe. Allora, ci viene detto che queste opere così gigantesche erano delle tombe. Allora, precisiamo che all'interno non sono mai state trovate nessuna mummia del faraone, ma la cosa più importante da sapere è che per gli egiziani era estremamente importante, per il rito funebre, dipingere e scolpire le cripte dove veniva posta il feretro, la mummia del faraone, perché queste lo accompagnavano nel viaggio verso l'aldilà. Quindi noi immaginiamo un'opera del genere che praticamente sono allineate con i quattro punti cardinali in una maniera difficilissima da realizzare, perché quando si parla di opere così grandi basta un millimetro per ritrovarsi poi con scarti enormi rispetto alla direzione che si vuole dare. Invece chi l'ha costruito l'ha fatto innanzitutto con un allineamento perfetto e poi non solo, ha scelto un posto che guarda caso è uno degli unici posti al mondo dove potevano essere costruite, perché in quasi tutti gli altri luoghi opere di queste dimensioni sarebbero sprofondate per il peso. Invece si sono mantenute nel corso del tempo, nel corso dei millenni, anche nonostante tutti i terremoti, insomma tutti gli sconvolgimenti naturali che ci sono stati. Quindi chi ha realizzato quest'opera doveva sapere perfettamente il fatto suo, a meno che non vogliamo ritenere che abbia avuto molta fortuna, semplicemente molta fortuna. Ecco, quindi tornando alle camere funerarie, quelle che vengono definite, andiamo alla camera del re, quella che viene definita la camera del re, vediamo in questa slide. E, la camera del re all'interno è formata da pareti e pavimento di granito. È stato perfettamente tagliato, insomma un'opera magistrale, quindi fatto da qualcuno che doveva essere manodopera altamente specializzata, perché quando pensiamo ai milioni di blocchi che sono occorsi, che devono essere tutti perfettamente allineati con superfici perfette l'una dall'altro, come quelle che vediamo, che sono state poi poste l'una tra l'altro, con scarti inferiori al millimetro, scarti di errore veramente quasi inesistenti, sarebbe bastato una scalpellinata un po' troppo forte per rovinare il lavoro di mesi, un massacrante lavoro di mesi, perché se pensiamo che sia stato fatto con i mezzi tradizionali e con le tecniche tradizionali. Allora, torniamo alla stanza del re. La stanza del re è fatta in una maniera completamente curiosa, molto strana. Sembra progettata per uno scopo. Intanto il pavimento è sollevato 13 centimetri dalla parte sottostante. Il soffitto ha una struttura sopra di vari strati sovrapposti, che tra di loro c'è anche un intercapedine, e non si è mai capito la funzione, cioè si trovano delle spiegazioni, eccetera. Però in realtà nessuna di queste convince. Cioè, una di queste spiegazioni sarebbe per ammortizzare le pressioni, enorme pressione del peso che veniva da sopra. Però dal punto di vista ingegneristico non sembra che questo tipo di struttura così possa essere idonea, possa essere pensata a quello scopo. Più che altro sembra avere una funzione che a noi è rimasta ignota e che faceva parte di tutte le strutture interne che noi vediamo. Però ecco, torno un attimo al sarcofago. All'interno di questa stanza, che è stata chiamata la stanza del re, non c'è nessuna opera muraria, nessuna scritta sui muri, nessuna decorazione. Chi avrebbe progettato quest'opera così megalomane poi all'ultimo si sarebbe scordato di fare la cosa più importante, cioè ciò che serviva dal punto di vista rituale per accompagnare il faraone serenamente fino all'aldilà. E quindi abbiamo questa stanza con questo contenitore che ecco, non è un sarcofago, è un contenitore, anche perché se lo paragoniamo ai sarcofaghi veri, i sarcofaghi veri sono di legno e molto più grandi, mentre questo contenitore è molto più piccolo
Non si sa, la funzione vera non si conosce, non si sa cosa c'era dentro, non è mai stata ritrovata nessuna mummia, e venne a un certo punto si stabilì che questa era la piramide del faraone Cheope, e non perché abbiamo trovato dei documenti che lo certificano, testimoniano, eccetera, ma semplicemente perché un colonnello, il colonnello Howard Wise, affermò di aver trovato dentro una delle stanze secondarie una scritta con il nome del faraone Cheope. Questa scritta era stata fatta con un pennello con vernice rossa. E innanzitutto gli egiziani usavano scolpire il nome. Poi c'è un precedente che bisogna prima annoverare, importante per riuscire a capire di chi stiamo parlando. Questo colonnello Warwise era stato precedentemente protagonista di un gravissimo falso, un imbroglio. Lui era entrato dentro la piramide di Micerino e aveva sostenuto di avere trovato lì il sarcofago con il feretro, la mummia del faraone Micerino. Inviò questo sarcofago agli esperti di Londra, i quali si accorsero invece che si trattava di una mummia e di un sarcofago che apparteneva a un'epoca molto più recente. In pratica era stata una truffa, perché lui si vuole attribuire questa grande scoperta, e la stessa cosa deve aver fatto con la piramide di Cheope, con quella scritta che non c'entra assolutamente nulla, che peraltro è scritta con caratteri semi-ieratici che non appartenevano all'epoca di Cheope, ma sono un tipo di scrittura successiva. Quindi tutta l'impalcatura ufficiale si regge su delle prove che sono, una volta che le si esaminano, sono veramente assurde. Sono deboli. Sì, sono molto deboli. Mentre l'evidenza, se si esamina, ecco, la struttura interna delle piramidi, parliamo adesso della Grande Piramide, si capisce che queste opere sono state progettate da qualcuno per qualche funzione, perché siccome sono state realizzate con precisione millimetrica, se determinate strutture hanno una precisa forma, un motivo ci deve essere. Per esempio, c'è la grande galleria che porta alla Camera del Re. Questa grande galleria, che è lunga 46 metri e alta 8 metri circa, è stretta quindi di soli 2 metri, ricorda molto un organo, la struttura di un organo a camme. Sembra come un risonatore, qualcosa che serviva perché ci sono le pareti che sono accostate una all'altra come per gradoni, e con una distanza di circa 8-10 centimetri una dall'altra, a stringere fino al tetto, e insomma hanno questa struttura molto particolare. E poi ci sono dei canali scavati, ci sono dei canali che sono stati chiamati, dei tunnel, che sono stati chiamati canali di areazione. Quindi gli egittologi hanno detto, questi devono essere dei canali che servivano a portare aria ai lavoratori, alle persone che andavano all'interno. Bene, c'è da sapere che praticamente questi tunnel verticali non sono stati scavati nella pietra montata, come ci si aspetterebbe, cioè sarebbe la cosa più semplice. Mentre invece sono praticamente il prodotto di un assemblaggio fatto con monoliti già intagliati perfettamente per corrispondere uno con l'altro con precisione millimetrica. E quando si parla di superfici oblique, gli ingegneri sanno quanto è difficile realizzare senza errori simili condotte. E peraltro la parte finale di questa condotta era chiusa. Quindi non si capisce bene come potessero servire come canale di reazione. Peraltro è anche una contraddizione, perché sempre dentro la stanza, la cosiddetta stanza del re, noi troviamo due canali di reazione, tra virgolette. Se questi tunnel fossero serviti a questo scopo, cioè portare l'aria, avrebbero praticamente favorito la decomposizione della mummia. Quindi è un controsenso, perché le cripte funerarie in realtà sono ermetiche, sono chiuse. Tutte le cripte dei faraoni successivi sono chiuse. Ecco, questi sono alcuni degli aspetti, ma
Che ti ringraziamo di averci illustrato e di averci presentato con questa dovizia di particolari, suggestionando ancora di più quello che è il nostro immaginario, vero Edoardo? Certo, assolutamente, il mondo dell'antica Egitto è affascinante, cercheremo di approfondirlo anche nelle prossime puntate. Magari reinvitando nuovamente Marco, come è capitato con altri nostri graditi ospiti. Sì. Ci abbiamo anche alla conclusione per questa sera della Volevo nostra... Volevo ricordare il libro di Marco, insieme anche a tutti gli altri, che lui ha scritto nel corso degli ultimi anni, e questo è quello che dà la possibilità a chi lo legge di farsi un'idea di quello che è stato il nostro passato. Io ti ringrazio Edoardo, ringrazio Marco Pizzuti per essere stato in nostra compagnia, in compagnia di questa sesta puntata della seconda stagione della nostra rubrica culturale La Storia, oltre la storia, appuntamento con gli autori e i loro testi. Io ringrazio anche tutti i nostri amici telespettatori che ci hanno scelto anche per questo sabato sera. Do l'appuntamento insieme ad Edoardo Orma ad una nuova appassionante puntata per sabato prossimo, sempre alle ore 20. Io ringrazio Francesco, Armando e Ciro dalla redazione. Grazie Marco di essere stato in nostra compagnia. Buonasera a te. Alla prossima. Grazie a voi e un saluto a tutti. Grazie Edoardo, a sabato prossimo. Arrivederci a tutti. E grazie a tutti i nostri amici, un cordiale buon proseguimento di serata. Restate in nostra compagnia da Salvatore Perini.